Mentre sono in corso le indagini per capire le cause del deragliamento del treno 969 avvenuto nel tardo pomeriggio di questo sabato 10 dicembre nei pressi della stazione ferroviaria di Iseo, i tecnici di Trenord stanno lavorando sui binari per ripristinare la linea Brescia-Iseo-Edolo. Il treno, che più che aver deragliato è sviato dai binari, è quello partito da Breno alle 15.25 diretto a Brescia. Il deragliamento è avvenuto mentre il convoglio usciva a bassa velocità dalla stazione di Iseo diretto in città. A bordo una ventina di persone tra passeggeri, tra cui due bambini, e personale di Trenord. A parte il grosso spavento e i disagi, per fortuna nessuno è rimasto ferito. Tutto avvenuto intorno alle 16.30, il treno si era appena fermato in stazione Iseo e aveva ripreso la sua corsa. A circa 100 metri dalla stazione, nei pressi del passaggio a livello, qualcosa non è andato per il verso giusto. Le ruote della seconda carrozza hanno perso il contatto con i binari e sono scese sul sedime ferroviario, provocando uno scossone violento del treno, che quindi è sviato dai binari ed è scivolato per altri 200 metri prima di fermare la sua corsa. Le carrozze non si sono inclinate, ha precisato Trenord in una nota stampa poco dopo aver interrotto la circolazione ferroviaria e dopo aver attivato degli autobus sostitutivi, assicurando che tutti i passeggeri erano stati fatti scendere e accompagnati a piedi alla vicina stazione di Iseo, dove sono stati messi a disposizione i pullman che hanno portato i passeggeri a destinazione, anche se in molti, vista la lunga attesa, hanno preferito farsi venire a prendere da parenti e amici. Per fortuna, al momento dell'accaduto, il treno, in partenza appunto dalla stazione, viaggiava a bassa velocità, a circa 30 km orari, altrimenti per i passeggeri sarebbe potuto andare peggio. Pare inoltre che uno di loro abbia azionato il freno d'emergenza quando si è accorto che il treno era sviato dai binari, evitando che il mezzo proseguisse acquistando velocità. Passeggeri e personale sono stati tutti soccorsi per accertamenti, ma per nessuno si è reso necessario il trasporto in ospedale da parte dei numerosi mezzi di soccorso giunti sul posto, insieme con i vigili del fuoco, il sindaco di Iseo Marco Ghitti, che ha collaborato con Trenord per gestire i disagi e organizzare le corse degli autobus, e con le forze dell'ordine che hanno iniziato gli accertamenti, affidati alla Polfer, ai carabinieri della compagnia di Chiari e della stazione di Iseo. Pare che a causare il deragliamento sia stato lo sviamento del terzo carrello, che sarebbe andato fuori sede al momento dello scambio di binario. Saranno le indagini dei carabinieri, oltre a quelle interne di Trenord, disposte sui binari e sul treno posti ora sotto sequestro, a stabilirlo.